Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Innanzitutto buonasera, perché sto registrando in tarda ora, oggi è sabato. Comunque vi voglio presentare Once Human. Che cos'è Once Human? È un MMO survival con ambientazione lore SCP. Voi vi chiederete che cosa vuol dire SCP. Neanch'io ero a conoscenza di questa sigla fino a quando non sono andato a indagare su internet che SCP fa parte di una serie di racconti horror nel quale si immagina questa sorta di organizzazione segreta tipo Men in Black, tanto per darvi l'idea, che si occupa della difesa e della salvaguardia dell'umanità contro entità ostili ultraterrene. E Once Human attinge proprio a questi elementi. Voglio ringraziare innanzitutto alcuni amici che me l'hanno consigliato, grazie ragazzi, e vi dico, adesso vorrei un attimino guardare nei settings, perché ci sono, ecco, ad esempio il master volume che non si sentiva assolutamente niente. Io l'avevo abbassato perché ho detto tolgo tutto l'audio perché altrimenti non si sente la mia voce, ma adesso tiriamo su un po' l'audio perché altrimenti dopo sembra di guardare un film in muto. Direi che così va bene, spero, spero di non dover rifare la registrazione. Comunque, va bene ragazzi, allora, nella giornata di ieri, visto che comunque questo titolo è uscito in closed beta, cos'è, da 3 giorni che c'è, ho avuto l'opportunità di provarlo, quindi avevo già creato un personaggio di livello 1 su un altro server e ho detto, ok, ferma tutto, non vado avanti, questo qua lo porto sul canale. Quindi, creiamo un altro personaggio questa sera. Intanto vi faccio vedere il filmato introduttivo che a me è piaciuto particolarmente, più che altro perché è molto strano, molto misterioso, quasi ha qualche riferimento a... Ecco, Our lives have followed a long path, le nostre vite hanno seguito un lungo percorso. But eventually, all roads reach their end. Ma a volte le strade raggiungono la fine. Questi colori, questi violetti, tutte queste forme strane e ovviamente mondo distopico post-apocalittico. Ecco, il mondo praticamente caduto in un abisso, una sorta di situazione in cui le forze della morte, chiamiamole così, hanno preso il sopravvento. Ecco. Questa situazione mi ricorda, non so perché mi ricorda tanto Cthulhu, Lovecraft, una cosa del genere. Ok, quindi c'è un barlume di luce. Esatto. Ok, quindi la scintilla della vita comunque è sempre presente e dà l'opportunità di poter ricominciare da capo. E questa cosa, madonna cara, mi ricorda tantissimo Dark Souls. Le braci. Il momento in cui in Dark Souls 3, nel filmato iniziale, si vede... Ecco, Once Life Returns to This World, quando con le mani cerca di afferrare le braci, non so se ve lo ricordate, se c'è una scena in particolare, e questo mi sembra più una citazione, anche se magari potrebbe non esserlo, per carità. Comunque questo è il filmato introduttivo che vi racconta in sostanza che il mondo è perduto perché ci sono delle entità stranissime che sembrano, sapete cosa? Sembrano uscite, da quello che ho visto, dai creepypasta da internet, perché ci sono alcune cose che me le ricordano tantissimo. E qui siamo nella schermata di creazione del personaggio. Notate bene, tutti i personaggi, a parte che qui ci sono un sacco di preset, sono letteralmente cablate, sono tutte cablate, vedete qua, con tutti questi innesti, eccetera, eccetera. Una cosa che di primo acchitto mi ha fatto venire in mente Matrix. Seconda cosa, guardate cosa c'è sulla maglietta, su questa tuta rosetta. A me è venuto subito in mente Macintosh, perché il sistema Rosetta, andiamo indietro ragazzi di un po' di anni. Comunque, al di là di questo, io direi di scegliere un personaggio a caso, tanto comunque non mi perderò troppo nel crearlo. Vabbè, prendiamo lui. Adesso vedo cosa si può fare, perché comunque l'editor è abbastanza nutrito. Io non ci avevo perso fin troppo tempo, anche perché le modifiche non sono così incisive, cioè sono modifiche minime da quello che ho visto.
Airline Sites. Qui non so che cosa. Ok, beh, vedete, sì, ci sono delle cose che si possono modificare. Questo è un preset. Ovviamente ci si può perdere le ore qua, ma onestamente non mi va di stare fisso qui per la creazione di un personaggio, quindi decido di tenerlo più o meno così com'è. Ok, allora qui abbiamo le varie tipologie di capelli, sono quelli qui sono 8, 9, 10, non sono tantissime, onestamente. Va da sé che questo gioco è ancora in closed beta, ragazzi. Comunque vi lascio il link in descrizione se volete provarlo e scaricarlo, visto che io non ho avuto accesso a nessuna beta key, per cui con il link per scaricare il launcher, che tra parentesi è anche per mobile. Se avete un dispositivo mobile, tipo un telefono abbastanza potente per farlo girare, potete provarlo anche lì per sapere com'è l'esperienza, più che altro. Comunque, visto che gli altri tagli di capelli mi fanno un po' schifezza, tengo questo che mi sembra quello un po' più normale. Body, ma sì, va bene. Name character. Sì, va bene. Facciamo che va bene così per il momento. Rev, enter game. Name already exist. Forse perché gli avevo già messo. Comunque, Rev Raptor, dai. Facciamo così. Questo non esiste. Perfetto. Bene, quindi ci troviamo in una sorta di laboratorio nel quale siamo stati creati, in questo caso, perché mi risulta difficile pensare che siamo degli umani biologici normali. Sembra quasi che siamo stati creati in laboratorio, visti tutti quei cavi che... To prevent further outage, è il foglio di carta che si eleva da solo, ci sono... Forze strane, quello cos'è? Il colore venuto dallo spazio, quello è Lovecraft. È morto, mi dispiace. Succede. Ok, abbiamo il solito inizio nel quale sembra tutto perduto, poi ci risvegliamo. Ragazzi, se non risorgiamo da una caverna, da una tomba, comunque c'è sempre il concetto di rinascita in questi giochi. Ok, eccoci qua. Ci guardiamo un po' intorno e la vista sembra distorta da questa entità, da questa situazione. Sembra quasi che stiamo navigando in una sorta di liquido amniotico, una cosa del genere. Ok, remove, adesso dobbiamo togliere il cordone. E voilà. Con tanto di coltello in mano, cioè noi eravamo dentro una... una cella con un coltello in mano. Poco realistico questa cosa, però vabbè, dai. Take activator. Ok, dobbiamo... la droga. Dai. Sparatelo in endovena, vai, che così recuperi un po' di vita e stai benissimo. Olè. Quindi, shelter, ci troviamo praticamente in un bunker. Siamo in un bunker, isolati. Questo è il nostro personaggio. Abbiamo anche la mascherina per respirare. Qui che cosa abbiamo? Emergency Medikit. Ok, abbiamo un po' di cibo, un po' dell'acqua bollita. Prendiamo tutto. Comunque, notare che visivamente non è affatto male questo gioco. Visivamente non è affatto male. Però è solo un MMO, consideriamo. Allora, qui non c'è assolutamente niente. Sulla scrivania che cosa troviamo? Niente, no, non c'è, cioè tutto perfettamente inutile. Rosetta Researcher Interact Deviation a 73 file, Security Level Top Secret. Ok, non c'è niente di interessante qui. Io questa parte l'avevo già fatta, però adesso io ve la faccio vedere. Altro per capire cosa va fatto. Allora abbiamo enter the password 0728 to unlock the door. Dobbiamo salire qui in cima. Speravo di trovare qualcos'altro, più che altro perché prima volta che ci ho messo le mani sono andato direttamente qui e non ho fatto nient'altro. 0728 verified. Adesso si apre la porta. In questa parte io mi sono reso conto che non c'è audio, sembra quasi
sembra quasi tutto tremendamente ovattato. Qui abbiamo un altro report di questa unità che mano a mano ci spiega cosa sta succedendo. Access card, ok, inseriamo la tessera che abbiamo prelevato dal tizio, si aprono le porte e qui abbiamo abbiamo un po' di visioni con uno zainetto particolare che dovremo indossare. Siamo noi stessi. Stiamo vedendo noi stessi. È un'allucinazione o una distorsione della realtà? Chi può dirlo? Comunque, Dottor Octopus, grazie e buona serata. Ci vediamo. Adesso io mi sposto da qui. E qui chi c'è? Ah, V. Parliamo con questo simpatico volatile molto molto strano. It's good to see another face. Pensavo che fossi io, fossi il mio subconscio, tipo. And you're a meta-human too. Siamo meta-umani, non siamo umani. A meta-human. Non so chi tu sia, ma so chi sei. Ma so cosa sei. Ti sei risvegliato nella culla. And that's something only a meta-human could do. Ed è una cosa che solamente un meta umano può fare. Ti ricordi chi sei? No, I don't remember. No, onestamente non mi ricordo. Con quale scossa di testa? Indeed, the fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your. E può essere stata la fluttuazione proprio adesso che mi ha intrappolato nella culla. E può avere. Può averti derubato delle tue memorie. Attenzione, puoi chiamarmi V. E i nostri interessi sono allineati, meta umano. Why? But you're a talking bird. Infatti, tu sei un uccello che sta parlando. Se è vero, ero come te una volta, un meta umano. Ma questa è una lunga storia. E adesso non c'è tempo. Ok, perché sei qui? Sono venuto per mettere in to secure a deviation, una deviazione, una farfalla di carta, quindi un origami, ma credo che qualcosa deve averla spaventata. Proprio adesso dobbiamo muoverci. Ti mostro la strada fuori da questo luogo. Ah, ma solo se mi aiuti a completare la mia missione, per prima cosa. All you have to do is listen to what. Ok, devo starlo ad ascoltare. E adesso dobbiamo attraversare questa sorta di stargate. Sì, l'ho già attraversato. Quindi adesso se lo riattraverso, ok. Perfetto. Non c'è modo di ritornare indietro. Ehi, che cosa è successo? Ah, sono ritornato indietro. Ok. Allora c'è stato un problema di lag. Allora, qui abbiamo Space Time Scanning for Hidden Objects. Abbiamo il Q che serve per scansionare gli oggetti intorno a noi, per vedere quelli interagibili, in questo caso il loot. Abbiamo un bellissimo cappellino da baseball. Open Gear Back to Seat. Ah, ok, K per poter vedere l'equipe. Questo è il nostro personaggio che abbiamo anche il sacco a pelo con questo zainetto stranissimo. HP 42, movement speed, abbiamo anche gli oggetti semplici con le stats di partenza, vabbè, ci sta. E qui abbiamo questa entità stranissima che adesso dobbiamo affettare. Notare che comunque i combattimenti, cioè l'azione dei movimenti è abbastanza variegata. Non è un attacco fisso e basta. No, guardate, i movimenti sono belli, sono tanti. Sono anche belli fluidi, onestamente. Mi piace. Cioè, questa cosa mi piace, considerando anche che, ripeto, è un MMO. Non è un single player, però è fatto dannatamente bene. Comunque, mi sono dimenticato un pezzo in tutto ciò, perché mi sono perso in chiacchiere. Ma qui c'era un loot. Infatti, io sono uscito con un coltello quando qui c'era letteralmente un macete. Sarebbe stato molto più interessante usare questo prima. Vabbè.
buono sapersi comunque che non me lo sono dimenticato. Adesso devo ritornare di sopra. Qui che cosa abbiamo? Rosetta guarda, un'altra guardia. Note che can be found scattered all over this world. Ok, Nalcott. Leggile per conoscere di più riguardo il passato di Nalcott. Note in store in collection menu. Ok, quindi abbiamo una sorta di promemoria con tutte le informazioni che abbiamo registrato da questo luogo. Qui abbiamo un altro portale, qui c'è un altro portale, ce ne sono due. Forse penso che andrò qui. Ah, ma là c'è un altro nemico, aspetta che vado a fare pulizia. Anche perché lì c'è un loot, onestamente. Madonna che carica, madonna che botta, madonna che mazzata. Boiled water. Ok, abbiamo anche dell'acqua, immagino che l'acqua serva giustamente per dissetarsi. Molotov cocktail, attenzione. Bomba Molotov, mi piace. Per fare un po' di danni a OE con il fuoco a queste bestie quando saranno più di quando sarà più di una. Qui che c'è? C'è un loot, un altro loot. Metal scraps. Ok, quindi ci sarà anche il crafting qua dentro. E lì abbiamo un'altra porta. Quindi torniamo indietro. Quindi dobbiamo per forza andare di qua. Non c'è altra spiegazione. Facciamo un bel salto qui. Andiamo qui e voilà, siamo dall'altra parte. Qui che cosa c'è? Night vision restricted, recommended turning on, built flashlight. Ok, luce. Quindi se adesso salto e provo a colpire... muori. Ma pensavo di fare tipo un attacco in salto, una cosa del genere. Invece no, è semplicemente un attacco normale con una corsa. Ho trovato le scarpe. Che bello, almeno non giro scalzo. Qui che c'è? Vabbè, medikit. Abbiamo altri medikit. Sanity gummy, activator, eccetera, eccetera. Qui abbiamo altro loot. Cioè, c'è parecchio loot. Canned lunch meat e boiled water. Deviation observation report, ok. Un altro log. Detecting the vision floating butterflies. Questa cosa ha anche un che di Control. Non so voi ragazzi se lo conoscete come gioco, però in Control mi ricordo che all'interno di questa struttura succedevano delle cose stranissime al di là di ogni umana comprensione, addirittura la gravità che veniva invertita, oggetti che fluttuavano proprio come in questa stanza. E devo dire che comunque NetEase si è ispirato un po' tutto per fare questo Once Human. Non che mi dispiaccia onestamente, perché se le idee sono buone riescono a tirare fuori qualcosa di veramente interessante. Poi se è un MMO free to play, tra parentesi, mi ero scordato di dirvi questa cosa ragazzi, che è totalmente free to play questo gioco. Spatial fluctuation often cause anomalies in time. Allora, impasto, sì. Ok, dobbiamo attivare, comunque vedere le anomalie che si trovano proprio in questi punti, che rappresentano delle situazioni passate forse. I'm a monster, Mitsuko. Non lo so, mia mamma e mio padre sono morti. È tutto per colpa mia. Ehi, hey, prova a stare calma, sono qui per aiutarti. Nessuno mi può aiutare. Sarebbe meglio se... Just leave me alone, please. I'm afraid I can do that. E non sei un mostro. In fact, you're very, very special. Sei molto, molto speciale. Devi imparare come controllare la tua stessa forza. Una volta che l'avrai fatto, potrai sistemare questo mondo disfatto. Quindi è lei che ha causato questo. La mia farfalla sta volando. Sì, io... La deviazione, deviation, queste sono le deviazioni, quindi queste sorte di farfalle origami che mi ricordano tantissimo la citazione, cioè una citazione a Blade Runner, secondo me, questa roba qua, anche se non sono propriamente sicuro di questo. Qui abbiamo un altro loot, qui c'è una porta aperta. Io prima di andare oltre voglio cercare di capire. Qui ci sono tante farfalle morte per terra, sono tutti origami, sembrano quasi dei petali di fiori. Ok, abbiamo a lunch canned meat. Saliamo ancora.
Qui abbiamo Ripple Inspiration. Sì, ok, però prima di fare cose prendo roba, perché questa sicuramente mi servirà più avanti per il crafting. Ok, rifo, idem con patate, adesso succede qualcosa. Madonna, questa cosa, quanto mi ricorda Control. Quanto mi ricorda Control questa cosa. Ah, lei è diventata una sorta di figura angelica. Mayflies, that's right, Mayflies, small yet invisible. È salito. C'è stato un bug o semplicemente era l'animazione che era così? Ok, comunque. Proseguiamo oltre. Attraversando questa porta. Eccolo lì. Chi è questo tizio? Madonna, cosa mi hai che mi vomiti? Cos'è? ISO 9001? Cos'è? Ma muori. Sì. Adesso ti prendo la valigia e te la. Ah, posso lanciarla contro anche ad altri soggetti. Tipo lui. Ah no, posso usarla proprio come arma. E fa malissimo. Boom. Madonna, è one shottato. Cioè, è la valigia del potere questa qua. È potentissima questa arma. Madonna. Qui che cosa mi trovo? Madonna. Ok, basta, 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 basta così. Anche perché devo prendere roba. Oh, i guanti. Intanto questi si autoequipano, perché giustamente nel momento in cui non ho niente, questi automaticamente si vanno ad equipare. Quell'altro è un tizio che non avevo ancora visto. Aspetta che lo vado a sistemare. Adesso se piglio la valigia ancora e gli sparo, fantastico. Ma è OP, è OP da far schifo sta valigia. Fa malissimo. Capture deviation, success rate, dependent gloves, ok. Catturare. Ok, quindi devo catturare questi esserini. After image. Che cosa comporta questa cosa? Ok, c'è un filmato, un altro filmato introduttivo, nel quale questa strana. Ah, la signorina incappucciata di prima, che diventa anche una farfalla. Malenia! Vai via. Ok, penso che tu abbia fatto un danno veramente atomico se tutto il mondo si trova in questa situazione. Più che altro vorrei capire che razza di poteri possiede per creare tutto questo, se l'ha creato lei, se è lei la fautrice di tutto questo casino. Ok, un filmatino giusto così. È finito tutto. E dove siamo adesso? Ma c'è una mitragliatrice. Cioè. Oddio! Cos'è sta roba? Ma è roba mia questa? Permesso? Ah, è casa tua quindi. Cacchio! Vorrei capire come si rinfodera l'arma più che altro. Se si può rinfoderare l'arma. Ok, sì, si può fare, si può fare, sì, si può mettere via, quindi il numero pulsante 3 della tastiera è per rinfoderare l'arma, ok. Così almeno faccio una chiacchierata senza armi in mano. Talk to Mitsuko. Sei ancora vivo? Sì, sono ancora vivo, ma non. Io mi sono accorto che non c'è audio, ragazzi, scusate. Yes, and look at what I found, a meta, only just woken up. Si è risvegliato, è sempre il piccione di prima. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Ok, noi abbiamo liberato il piccione, quindi. Cioè, il piccione. Cioè, siamo usciti, liberati, e si è liberato anche il piccione. Grazie, metaumano. Questo significa molto per me. Mi puoi chiamare Mitsuko. Hai un legame di parentela con Samara o con Melina di Elden Ring, per caso? Perché. Non so. Una ha l'occhio squarcio e l'altra, tu invece sei completamente cieca. Una volta era un metaumano. Una volta era una metaumana. Rosetta did all kinds of experiments on me. That is until V saved me. Quindi facevano esperimenti su di lei. Questo piccione l'ha salvata. Mitsuke è una. È un meta molto speciale. Può sentire, percepire le minime fluttuazioni nella polvere delle stelle.
It's thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. You are safe here. So, this paper butterfly is the deviation you were looking for? Cioè, quindi... Sì, un emissario, una sorta di emissario. I wanted to help to rescue other metas. Ah, ok. Vuole salvare altri meta. The recent fluctuation must have startled it. The important thing right now is to secure it. Quindi c'è stata una situazione, una fluttuazione che deve averla scossa in qualche modo. E la cosa importante è metterla al sicuro. See that thing in the center of the room? Sì, o quella bacheca che è lì dietro. È uno strumento per mettere in sicuro le deviazioni, deviations. This makes them more useful and safer to be around. Ok, quindi immagino che adesso se abbiamo catturato praticamente quella farfalla di prima, adesso una volta che è qua dentro, facility, sì. Ah, deposit, tasto destro, eccola qua. Sì, è una farfalla di origami. Deviant power sta crescendo, tra parentesi. Quindi adesso torniamo a parlare con Mitsuko. Deviation can be very dangerous if not taken care of. They can radiate stardust, which can lead to all kinds of unpredictable consequences. Ok, in buona sostanza, le deviazioni possono essere molto pericolose se non vi prendete cura di loro. Possono radiare la polvere delle stelle e può portare a conseguenze di cui non si conosce nulla, in sostanza. This is why we created the Mayflies. We make cradles and securement units to keep deviation contained. Allora, Mayflies penso che siano quelle farfalle lì. Hanno creato le culle securement units. Esatto, quelle di cui dove eravamo noi prima. Ok, stiamo cercando di trovare to find ways for humans and deviation to live in harmony. Ah, ok, sta cercando un sistema per far vivere umani e deviazioni in armonia. We figure this our best chance of cleaning up the mess that Rosetta made. So what is quindi Rosetta in buona sostanza è la corporazione nemica, da quello che capisco, da quello che ho inteso. Non exactly sure what they are, just they... Vabbè, direi when deviation gets stressed they release stardust. Quindi quando le deviazioni sono stressate messe sotto pressione, rilasciano la polvere delle stelle. Pensiamo che questo porti il nostro mondo e lo spazio del rift closer together, più vicini insieme, cioè sempre più vicini. Like with Starfall, sometimes it becomes possible to pass between the two planes. Ah, ok, ci sono anche i piani di esistenza. And when that happens, all hell break loose. Quindi, cosa devo fare? Quindi, alcune deviazioni sono amiche. Ci sono deviazioni amiche, like the butterfly, ma altre, like the ones inside Monoliths, are extremely, extremely dangerous. Quindi, ci sono deviazioni bonarie e altre semplicemente maligne. It's not practical to secure all of them, of course, but if we can learn more about them, maybe we can find ways to live alongside them. That's the goal. Scusate. Also, the stardust just keep spreading, and we aren't sure why. Che è successo? La sirena. Shit, I must have gotten through. Come on, Meta, deviation from another world just entered the space and it won't go down without a fight. Take the butterfly with you, it can help. Ok, prendiamo un po' di loot qui, visto che c'è il supply crate a disposizione. Adesso prendiamo il Synchronize to the Cradle. Control deviation. Sì. Deviation will slowly recover deviant power on dormant. Quindi penso che ci dia dei poteri questo affare, perché visto che ha delle abilità di combattimento, del potere, activity rating 1-1, penso che sia proprio il minimo sindacale questo.
E comunque questo zainetto mi ricorda tantissimo lo zainetto dei BB di Death Stranding. Non so se ci sono delle analogie, comunque è stata presa di ispirazione questa cosa. Comunque è la prima cosa che ho pensato quando l'ho visto. Qui abbiamo il terrazzino, è un po' spoglio l'arredamento qua in questa casa. Signora... Là c'è dell'altro loot, ma prima voglio salire in cima perché voglio vedere se c'è dell'altro loot qui, anche se non lo so. No, semplicemente tutto perfettamente inutile. Adesso si scende ancora. Bisogna scendere ancora, si va di qua. Ok. Weapon crate, yes. Rustic giacca, fantastico, giacca militare, questa è buonina. Allora, slower stamina recovery, reduce movement speed. Ah, perché sono disidratato. Adesso premo 5, ci bevo sopra e voilà. Mi sono magicamente reidratato. Ok, ho tre slot praticamente di chiamiamola sete. Allora, questo è chiuso, ma semplicemente perché ho già... Ah no, ok, perfetto. Ho preso tutti gli strumenti necessari per le cure. E adesso si esce, logging by hand, get log 0 su 10. Ok, dobbiamo raccogliere le risorse. Quindi c'è roba qui, quindi... Ma come fa? Cioè, sassi su sasso. Madonna! Senza strumenti. Ok, abbiamo preso il copper ore. Vabbè, ci sta. E non devo neanche adoperare le mani per tenere premuti i tasti. Quindi si raccatta, si fa un po' di farming di risorse prima di iniziare o comunque di continuare i combattimenti. Che è, madonna cara, che è quella struttura? Allora, si torna qua di qua di a drink. What? Cioè, posso bere dalle pozze? Ah, posso riempire la borraccia? Questa mi è nuova. Ok, va bene così. Io direi di berci sopra. Ok, adesso andiamo a raccattare altro copper. A parte che adesso come adesso dovrei andare tipo a caccia, comunque cacciare qualcosa o mangiare qualcosa, perché obiettivamente ho la barra della salute, cioè barra della fame che è veramente molto bassa. E soprattutto dovrei andare a cioppare un po' di legna. Dopo che avrò preso un po' di roccia. Anzi no, ci vado subito, dai. Vado da quest'albero qua, che è bello lì, solitario. Nei suoi solitari... Banyan. Pum. 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 T-setup campsite. Sì, lo farò dopo, non ti preoccupare. Adesso devo solo capire come tirar giù questo e soprattutto quante risorse mi dà. Sì, ma non mi ha dato praticamente niente. Ok, cioppiamo questo. Madonna cara, ma mi aspettavo almeno che ci fosse un minimo di legna o qualcosa, strumenti, che cacchio ne so. Invece no, zero. Non si capisce onestamente questa cosa. Ok, adesso sto permafarmando qui perché ho bisogno di prendere un po' di risorse. Find suitable location and press T to set up a camp. Ok, allora, facciamo che l'accampamento lo mettiamo vicino al lago, vicino al fiumiciattolo qua. Secret Calmus. Allora, direi blueprints. Oh madonna, intanto volevo esplorare un po' il menu, visto che comunque c'è della roba. Questi sono tutti i blueprint per creare delle armi anche di un certo tipo. Guarda che roba. Pure il DP12, la shotgun sbagliatissima, AA12. Questa è un'altra shotgun che mi ricorda tanto il Saiga in qualche modo, anche se non è proprio il Saiga. SMG MP7, SMG MP5. Il Vector, cioè qui si chiama Vertex. Ma sì, ma è il Vector questo qua. Reminiscenza di PUBG e anche Escape from Tarkov, ragazzi. Madonna quante armi che ci sono. C'è anche un pesce. Cioè la mazza melee weapon, mazza con il fuoco incandescente così. Ok. Allora facciamo T. Guarda che bellino. Allora ti metto qua. Va bene, dai.
Ok, va bene, va bene. Va bene lì in quel posto. Basta. In survival campsite, make a rustic crossbow. Ok, craft, quindi rustic crossbow. Intanto non so fare questo, ma so fare le frecce e la pickaxe. Ah, facciamo nothing crafting in coda. Craft. Ok, così almeno ne facciamo una. Ok, fatta. No. Quanto tempo devo aspettare? Fino qui. Ok. Crude pickaxe, weapon crafting. Penso che sì, no, grazie. Mi chiedo come mai non si senta l'audio. Aspetta, 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 aspetta. Settings. Sound c'è. Solo che è bassissimo, non so se si sente in registrazione. Vabbè. Qui di craftare frecce, quanto ne posso fare? Vabbè. Una. A parte che ci mette pochissimo a farle. E va bene così. Ma poi per il resto. In survival maker, rustic crossbow. Per fare una balestra ho bisogno di risorse. Penso. Poi ho qui la crude pickaxe che si può richiamare con 9. Eccola qua. Quindi adesso se faccio così, cioppa. Adesso si mette a cercare obiettivamente molto più ore, cioè molto più copper ore. Ok, quindi adesso facciamo così. Spingete. Tiriamo giù un po' di roccia. Quanto basta. Log 114, 127. Ma serio, ma sto tirando giù tutta sta legna. Guarda che roba. Boom! E casca a terra. Beh, tanto quello sparisce. Splash, 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 splash. Adesso faccio così. Dov'era? Weapon crafting. Sì, melee weapon. Yes. Rustic crossbow, yeah! Bellissima, 201. Required level 1. Questo è un tier 1. Equipers. No, l'equipaggio come arma secondaria. Visto che la principale. No, la terza è il macete. La prima non ce l'ho, la seconda. Ok. Adesso ci facciamo un po' di frecce, però. Perché ci mancano le frecce. Facciamo. Sì, ne facciamo. Ma ne facciamo anche 7. Ok, così adesso abbiamo almeno un po' di munizioni se dobbiamo colpire a distanza, cosa che mi piacerebbe fare. E adesso andiamo a vedere se si può cacciare prima di tutto. Perché fino adesso ho visto raccolta di risorse, sì, però non ho visto niente a proposito dell'hunting, che immagino ci sia, è inevitabile. Se è sopravvivenza. Allora, 9, 8, 7, 6. Bisogna aspettare un po'. Voglio vedere se questo continua a fare il conteggio anche quando sì. Assolutamente sì, è perfetto. Abbiamo anche i coltelli da lancio volendo, ma sinceramente mi piace di più avere questo. Ok. Allora, adesso cerchiamo di capire dov'è, come non è. Qui abbiamo l'acqua, eccetera, eccetera, ma questa è acqua sporca che poi va bollita perché altrimenti sono problemi. Opla, saliamo. E mo fight. Ok, penso che dovremmo difendere allora la zona a questo punto. Adesso si sente un po' d'audio, almeno un po'. Madonna, mi stava venendo l'abbiocco prima perché non c'è audio. E mo che succede? Cos'è quel co... Addio, Thor. Ma è Sirenhead! Più o meno, ma questo è Radarhead. Con tanto di tentacoli, ma quanto è Lovecraft questa cosa? Cioè, è gigantesco sto tizio. È gigantesco e sicuramente sarà anche abbastanza duro da buttare giù. Ma quanti? Ma stiamo scherzando? Cioè, io parto svantaggiatissimo.
ma almeno mi date un'arma abbastanza ha altre munizioni, giusto per non farmi mancare niente. You left Victor Hammer Territory. Però è anche vero che qui ci sono delle munizioni, del roba. Call out the roulette, auto attack, fatal auto attack. Facciamo auto attack. Immagino che debba sparare ai punti rossi, se non, no? Perché oh! T'ho visto che mi stai sparando della robaccia. Ma non è tanto resistente sto tizio. A parte che comunque, vabbè, siamo nel tutorial, quindi aspetta, io sto sparando a quell'antenna perché, ma non vorrei che sparando anche là. Ah, ok. Niente, bastava colpirlo semplicemente, anche perché avevamo a disposizione tipo le torrette mitragliatrici che facevano il grosso del lavoro, secondo me. Quindi? Ma what the fa. Secure. Ah, ok, dobbiamo mettere in sicurezza. Sfortunatamente è scappato. Ma come no? Come non l'ho preso? Ma no, ma dai, non si può. Non si può far così. È ingiusta questa cosa. Permesso, cliccate. Mitsuko! E io ho fatto quello che doveva essere fatto. Inform Mitsuko deviation of the escape. Ok. Sì, è fuggito. You did well just to drive it away, and it's all thanks to you, Meta. You're tougher than... sei più duro di quanto... Sei più resistente, non mi viene la parola. That's twice now you saved me. Due volte mi hai salvato. Where did it go? The physical world? Il mondo fisico. Yes, Mitsuko created this rift space, a refuge from the dangers of the physical world. Or so we thought. Oh, così pensavamo. Do you think that the deviation will come back? Penserai che quella deviazione tornerà indietro? No, non è, ah no, è possibile. Non possiamo rimanere qui seduti a aspettare. Meta, will you go back to the physical world with me? Sounds like we have no choice but go after thing. Ok, va bene, non abbiamo altra scelta, però. Take the butterfly with you, put in your cradle, that's why I can lend you some of my strength. Va bene, ti ringrazio. Hopefully we'll meet again one day. It looks like this is a goodbye. Before you go, you have any question? Can try? No, non ho altre domande, onestamente. Sinceramente è tutto molto bello. Adesso siamo anche un po' armati, guardate che è bellino. Mio personaggino con la balestra, tra parentesi anche molto molto fluido come gioco, eh. Cioè, per essere una closed beta disponibile da poco, devo dire che il gioco si sta comportando davvero molto molto bene. Vero Dragon's Dogma? Dai, non voglio far polemiche, era solo per dire. Adesso vabbè, faccio un po' di mining così. Comunque ci sono vene minerali un po' dappertutto, vedo. Che non sono disposte in determinati angoli, ma sono proprio davanti a casa addirittura. C'è un loot onnipresente. Quindi adesso abbiamo la parte world map. Sì, vabbè, adesso la mappa del mondo non me la dà disponibile. Però posso fare così, tornare qua dalla carissima Mitsuko. Mitsuko, tu mi devi dire qualcos'altro. I don't have any more questions, I'm ready to go. Sì, ok. Perfetto, allora gli bastava dirle semplicemente che eravamo pronti per andare. Benissimo, allora, Mitsuko, talk. Andiamo, usciamo. Press tab and select the camera to take a photo of Mitsuko. Press tab and select the camera to take a photo of Mitsuko as a farewell keepsake. Ma seriamente dobbiamo fare le foto? Cioè, questa mi mancava. La fotocamera in funzione del gaming. Ok, sticker. Take a photo. Va bene, salva nell'album. Non so fino a che punto questa cosa possa servire, onestamente. Però, cioè,
c'è e non è affatto male. Victor Hammer qui che cos'è che c'è? Investigate. No, investigate non mi fa fare niente. Va bene, usciamo. What the... Me lo ricordavo diverso il portico. Adesso è una luce bianca che letteralmente ci risucchia. Slam, ok. Questo ha un che di Ghostbuster, in qualche modo. O forse sono io che ci vedo ste cose. Oh madonna, Monsters Co. con le porte sospese. Davvero, è così. È più o meno. Ah, siamo un po' in alto. Piccione, aiutami. Madonna, che forza che c'hai. Che è diventato un BR? Use the movement button to control glide direction. In the air or enter glide state. Ah, quindi questo per mollare e cascare. Barra spazzatrice ancora per riprendere il piccione e scendere. Ma questo mi ricorda tanto. Aia, madonna, stavo per morire. Open the menu e screen for second related content. Event, a new phase has begun. Money, we click of the order. Ok. Ok, quindi vabbè, ci sono gli eventi che fanno in game. Caruccia questa cosa. A parte che non vedo l'ora di seguirli, onestamente. The sky will cover with gloom and the sun has been covered by a giant's hand. Within the clouds, the outline of a tentacle loomed. Play fans missed the zone, public crisis event, workshop. Ok, queste qua le vedo un po' per volta, anche perché c'è tanto da vedere, onestamente. Questa sera volevo semplicemente darvi un'introduzione di quello che sarebbe stato. Eccolo là, un animale. Aspetta. Opla. Vi prendo anche il piccolo. Con un nome giapponese, tra parentesi. Ok. Karanko Territory. E chi sarebbe? Not in a warband, not in a... Ah, questo è un altro player, un giocatore, ok. Ok. Sanity, Gummy, Hide, Arrow 76+1. Sì, si crafta ogni 3 secondi qua. Philip Morris Territory. Ma qui è il territorio di chiunque. Qui ognuno ci ha fatto la casa, ci ha fatto le cose. Com'è che funziona qua? Qui c'è un tavolo da lavoro, ma non è mio. Questo non è assolutamente mio, questo è di altri giocatori, ecco perché mi straniva la cosa. Vabbè, poco male, nel senso, alla fine ci sta. E questo è il mio allora, cioè questo è il mio posto. Intanto vedo la chat che comunque si sta riempiendo, quindi vuol dire che il tutorial è finito e sono letteralmente entrato nel mondo di gioco vero e proprio. Signori, questo... era Once Human, o meglio, io come vi ho già detto ci tenevo a farvi vedere un po' di gameplay iniziale, poi sicuramente continuerò a portarlo su questo canale, cioè dipende, voglio vedere adesso se mi piace particolarmente e lo porterò volentieri. Adesso qui ci sono delle presenze abbastanza strane, vedete lì si one shotano con piacere, guarda che bello, pam. Comunque vabbè, il gioco si difende abbastanza bene, gli effetti sono veramente molto validi. Broken flashlight, ok, questa è una flashlight rotta e là c'è dell'altra roba. No, gli effetti sono veramente belli. Tutto sommato comunque si difende molto bene graficamente. Ah, un mandorlo. Almond tree. Pum, 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 Ellis territory. Ah, ma qui è il territorio di tutti. Non so dove andare. You have left Ellie territory. Va bene, intanto però vado in giro e zappo un po' di roba. Ok, mi sono perso perché volevo chiudere il video, ma mi sono lasciato un po' rapire dal gioco. Anche perché non mi dispiace affatto, ripeto. Qui ho preso un po' di cose, ma il loot è istantaneo su questi oggetti, su questi mostri. Oh madonna, quanta roba. Questa è un'arma. Scrap, ho visto scrap di qualcosa. Aspetta, fammi vedere.
Gear. Sì, Rustic. No, 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 aspetta, ho visto che c'era Armor Slot Show. Sì, va bene, ok. Ah, giusto, dovevo equipare questa, non l'avevo ancora fatto. Madonna, HP qui non ho ancora. Va che belli. No, 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 dove era? Questo. Modify Gear, eccolo qua. Ok, adesso sì. Ranged Weapon, ma ho trovato che c'era un'arma, qualcosa del genere, o sbaglio? O forse era un tipo un blueprint o qualcosa del genere, perché non si sa mai, perché ancora non conosco niente di questo gioco e spero di informarmi abbastanza per portarvi anche degli altri contenuti, ragazzi. Comunque va bene così. Io adesso blanket. Oh, c'è la biancheria, c'è della roba. Oh madonna, quanta roba. Prendi tutto. Exhaust fan. Oh, ho trovato la ventolina. Madonna, quanta roba. Quanta roba, madonna cara. Comunque ragazzi, vabbè, mi fermo qui, altrimenti vado avanti ad oltranza, vado avanti anche per delle altre ore. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video. Mettete mi piace se vi è piaciuto questo video in particolare. Adesso niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.